Allora, vi parlo oggi, anche se si dovrebbe parlare proprio solo di latte d'asino, ma giusto per inquadrare il problema delle invece, manifestazioni cliniche dell'allergia alimentare alle proteine del latte vaccino, cioè dell'indicazione all'utilizzo di questo tipo di latte. Allora, l'allergia alle proteine del latte vaccino è la più frequente delle allergie alimentari nell'età pediatrica, colpisce grosso modo un 2,5% dei bambini dei primi 3 anni di vita, anche se la percezione in realtà di questa allergia può essere anche molto maggiore. La diagnosi poi si fa in un 2,5%. È il paradigma dell'allergia alimentare perché si può manifestare con tutte le manifestazioni cliniche che ha una qualsiasi allergia alimentare. Essa si manifesta, si chiama la grande trasformista, l'allergia alimentare, perché può manifestarsi con quadri clinici diversi, sia nello stesso paziente, sia in tempi diversi, sia in diversi pazienti. Noi vediamo adesso l'interessamento della cute con delle forme croniche e delle forme acute, l'interessamento poi vedremo dell'intestino, dell'apparato respiratorio e poi vedremo delle forme sistemiche. La prima, che è una delle più frequenti, è proprio la dermatite atopica, che è una dermatosi pruriginosa con un andamento cronico recidivante. Nel 95% dei casi ha un esordio in età infantile e colpisce grosso modo un 16% dei bambini in Europa. Ha una patogenesi multifattoriale e tra i fattori che possono provocarla c'è proprio l'allergia alimentare. Questo soprattutto se i bimbi sono molto piccoli e se la dermatite è molto grave. Per quanto riguarda invece le forme acute, vedete qui che c'è l'orticaria, l'angioedema, sono delle forme che compaiono nel giro di pochi minuti, massimo 6 ore dall'assunzione delle proteine del latte vaccino, possono apparire sia per ingestione sia per contatto di cute o mucose con le proteine del latte vaccino e talvolta per aerodispersione. Noi abbiamo visto bimbi che avevano reazioni anche solo entrando nella stalla. O addirittura quando i genitori preparavano il latte caldo al mattino, loro ovviamente non potevano berlo, ma solo per l'aerodispersione hanno avuto delle reazioni. L'orticaria è caratterizzata dalla presenza di ponfi, che sono simili a punture d'insetto, possono andare dal colore rosso, acceso, rosa, fino al bianco, a seconda dello spessore dell'essudato. Possono essere pochi elementi o lesioni più diffuse e possono essere evanescenti, quindi comparire e scomparire, ma talvolta anche persistere. È presente di solito prurito in questo caso. L'angioedema invece, o orticaria gigante, è caratterizzato dalla presenza di edema, quindi di gonfiore abnorme di palpebre, labbra, mani, piedi, padiglioni oculari, tessuti lassi che consentano proprio l'accumulo di essudato infiammatorio. È molto capriccioso, può comparire solo su un'emifaccia, solo su un labbro superiore o labbro inferiore. Il prurito in questo caso manca e più spesso si ha senso di tensione, dolore o bruciore. I bimbi dicono che hanno male alle mani o ai piedini. Le forme invece gastrointestinali sono emergenti, diciamo così, perché vengono diagnosticate un pochino di più e sono anch'esse acute e croniche. Tra le acute vedete l'anafilassi gastrointestinale. La sindrome orale allergica e l'enterocolite allergica, che sono appunto delle forme caratterizzate dalla comparsa entro pochi minuti o poche ore dall'assunzione delle proteine del latte vaccino. Ci sono forme poi croniche, come la malattia da reflusso e gastroesofageo e l'enteropatia allergica, che sono abbastanza frequenti anche queste, più rara, ma comunque che noi riscontriamo la proctite o proctocolite allergica eosinofila. È emergente, ma ancora anch'essa rara, negli adolescenti l'esofagite allergica eosinofila. Le altre forme eosinofile sono effettivamente più rare. Infine la costipazione cronica, che anche qui il nostro professore ha studiato, e devo dire che effettivamente anche lei ha un ruolo importante come sintomo di allergia alla proteina del latte vaccino. Sulle manifestazioni gastrointestinali acute sono la diarrea e il vomito che compaiono entro pochi minuti o poche ore dall'assunzione delle proteine del latte vaccino, e questa direi che è una delle forme più comuni. Per quanto riguarda sempre le forme acute, la sindrome orale allergica ancora è un'altra delle manifestazioni più comuni. Devo dire, nell'allergia alle proteine del latte vaccino un pochino di meno. È caratterizzata da un tempo di comparsa molto breve dall'assunzione delle proteine del latte, si ha prurito, formicolie o bruciore alle labbra, si può avere anche prurito endo-auricolare,
Talvolta può gonfiare il labbro o la lingua e nei casi insomma, più sfortunati anche si può proseguire diciamo nel gonfiore fino all'edema della glottide. Più frequentemente questa però è data da altre proteine, da kiwi, uovo, frutta secca, più raramente da latte. Più colpiti sono gli adolescenti. Questa è caratteristica diciamo dell'allergia crociata invece tra pollini e verdure fresche o frutta. L'enterocolite allergica di nuovo, l'enterocolite allergica è diciamo ultimamente anche questa un pochino più emergente, può colpire il neonato o il piccolo lattante e in particolare noi ne abbiamo avuto uno che adesso è di vezzo, poverino, quindi anche dei più grandi è possibile, e colpisce il 60% i maschi, si tratta di un bambino che comincia a vomitare in modo importante, e dopo 1 o 2 ore dell'assunzione dell'alimento si innesca questo vomito protratto che può portare fino all'ipotensione, alla letargia, all'acidosi, allo shock. Regredisce ovviamente con la somministrazione di adrenalina. Talvolta si ha diarrea dopo 5 o 8 ore dall'assunzione con sangue nelle feci, ma questa può anche non essere presente, quindi diremmo soprattutto il vomito protratto. Fino all'ipotensione e lo shock. La malattia da reflusso gastroesofageo è una delle invece più comuni che noi incontriamo nella nostra pratica clinica, interessa tutta l'età pediatrica, ha dei sintomi tipici che penso che siano intuitivi, rigurgiti, vomiti, senso di ripienezza, si ha bruciore, dolore in seguito all'assunzione del pasto dovuto al reflusso di materiale gastrico in esofago. Vi ricordo solo che ci sono anche sintomi atipici, come le infezioni delle alte vie aeree ricorrenti, le laringiti ricorrenti, crisi asmatiche recidivanti, fino alle crisi di apnea, alla sindrome della morte improvvisa, che sono tipici del reflusso gastroesofageo occulto, chiamiamolo così. Questo, ecco, ci possono essere anche anemia ferropriva per sanguinamento secondario ad un'esofagite, un'infiammazione così importante da dare un sanguinamento. Ancora riduzione della crescita ponderale perché i bimbi mangiano bene, in quanto per loro un momento, mangiano meno perché per loro è un momento doloroso. Scarsa o nulla risposta ai normali residui antireflusso, ed è questo che ci fa capire che si tratta di un reflusso gastroesofageo secondario a un'allergia alimentare e in primis all'allergia alle proteine del latte vaccino. Che in realtà vi dico in genere ha una percentuale di prevalenza dal 15 al 45% dei bimbi con reflusso gastroesofageo hanno poi, anche se la percentuale vi sembra uguale, hanno un'allergia alle proteine del latte vaccino. L'enteropatia allergica è ancora una forma invece cronica, come la malattia del reflusso gastroesofageo. Si tratta questa volta di una diarrea persistente, di un'abnorme distensione addominale e di comparsa di inappetenza. Qualche volta c'è anche il vomito persistente ma saltuario, è essenzialmente un quadro di malassorbimento con arresto della curva di crescita, si può avere anemia ferropriva e fino alla ipoproteinemia e agli edemi, e ultimamente noi nei bimbi piccoli vediamo proprio questi quadri, ci cioè arrivano proprio ipoproteinemici con edemi diffusi e vengono ricoverati per questo motivo. E questi sono bimbi con questo quadro di malassorbimento, sembrano un po' i bimbi del Biafra, con la panciona, le gambe piccole piccole. E infine vi parlo ancora di questa forma di proctite eosinofila allergica che compare nei primi mesi di vita, direi bambini molto piccoli. Nel 60% dei casi sono bambini allattati al seno, si presenta con una retorragia, quindi sangue vivo, spesso ad inizio graduale. Le feci sono solitamente di consistenza normale e i bambini stanno benissimo, cioè crescono, non hanno particolari dolori. È un quadro che comunque ovviamente preoccupa i genitori perché vedere del sangue non tranquillizza nessuno. L'addome è normale, non si ha distensione addominale, la crescita è regolare. L'endoscopia in questo caso presentano al quadro endoscopico un'infiammazione importante del tratto praticamente del retto e talvolta anche del colon, e alla biopsia c'è un infiltrato eosinofilo maggiore di 20 eosinofili.